questo numero di Rinza sono particolarmente affezionato. Come realizzarsi nella vita? Ciascuno di noi ha un sogno nel cassetto che magari lascia lì, che dimentica. Eppure c'è qualcosa dentro di noi che è pronto a realizzare i nostri desideri. Bisogna avere l'occhio libero dalle convenzioni perché si realizzi ciò, veramente ciò che c'è dentro di noi e ciò che siamo. E su questo numero di Rinza ne parliamo diffusamente. Su questo numero di Rinza parlo di un caso e lo ritengo molto importante perché è un'idea che tutti abbiamo o che molti di noi hanno. Io non mi voglio bene. Molti dicono io non mi voglio bene. E non mi vogliono bene e poi aggiungono perché. Non mi vogliono bene perché mio papà non mi ha voluto bene, perché mia mamma non mi ha voluto bene. Molti dicono, i miei rapporti non funzionano perché io non mi voglio abbastanza bene. E quindi tutte le persone con cui sto le ossessiono per essere amato o amato di più. Ma, ne parliamo su questo numero di Rinza, io non penso che il problema sia che tu non ti vuoi bene. Poi cosa vuol dire volersi bene? Sono parole senza senso, cosa vuol dire volersi bene? Mi posso voler bene sempre? Perché non ho il diritto in certi momenti di detestarmi, di non piacermi? Dobbiamo avere un rapporto con noi stessi più naturale, più semplice, più essenziale. Oggi alle 5 meno quarto non mi piaccio, bene. Alle 7 e mezza mi trovo interessante, alle 9 e mezza sento di rifiutarmi, non mi voglio bene. Stare con se stessi vuol dire accogliere gli stati d'animo come onde del mare che arrivano a trovarci e averne cura uno dopo l'altro. Insomma, questa signora continuava a ripetere ossessivamente che non si voleva bene, che sbagliava tutti i rapporti, perché lei alla fine sentiva il gelo, il freddo. Allora io un giorno le feci chiudere gli occhi e le feci immaginare la donna che non si piaceva, la donna che rifiutava di sé, il gelo che aveva verso se stessa. E la invitai a travestirsi. Su Rinza spiego qual è la psicologia del travestimento. A occhi chiusi le feci immaginare di mettersi un vestito, lei che è sempre in jeans, in maglietta, di mettersi un vestito con cui le sarebbe piaciuto, che le avrebbe piaciuto sentirsi addosso. Se voi chiudete gli occhi, ogni donna, ma anche ogni uomo, ha in mente un vestito con cui si sente a suo agio. Beh, quel vestito in realtà è una rappresentazione mentale di noi stessi. E questa signora si immagina con un vestito rosso, scollato, lei che si vestiva esattamente agli antipodi. E la cosa che mi colpì molto e che scrivo su questa riza è come lei con questa immagine ci poteva stare tanto tempo. Cioè la donna all'opposto, la donna travestita, non si poneva il problema del volersi bene. Allora la domanda è questa. Sei infelice perché non ti vuoi bene, perché non ti hanno amato? O sei infelice perché c'è dentro di te una donna misteriosa nascosta? Quella del travestimento con un vestito colorato, quel vestito che non metteresti mai? Sei infelice perché a quella donna non permetti di emergere? Con i suoi sentimenti, le emozioni, il suo modo di stare in campo? Non ti vuoi bene? O non vuoi bene a quella donna che conosci e ce n'è un'altra che vuole nascere? Perché se noi usciamo dai luoghi comuni del volersi o del non volersi bene, noi possiamo scoprire che ci sono in noi personaggi che non stiamo vivendo, i quali stanno preparando nuovi destini. Per questo i bambini si travestono, per questo i bambini quando giocano recitano tanti personaggi, per questo a Carnevale si travestono da fata, da indiana, da strega, perché sanno che dentro di noi ci sono personaggi che vogliono vivere, indipendentemente dal nostro io, dalla persona che conosciamo. Insomma, questo numero di Rinza, come realizzarsi nella vita, è un numero dedicato, pagina dopo pagina, a ricordarsi che dentro di me ci sono personaggi che vogliono vivere a ogni età. E bisogna smetterla con quelle brutte parole, ormai è la mia età. A 30, a 40, a 50, a 60, a 70, 80 anni c'è qualcosa che sta creando l'essere che sei e sta creando opportunità per sviluppare le tue qualità nascoste, perché ciò che noi siamo vive nascostamente dentro di noi e non ha niente a che vedere col personaggio che crediamo di essere e che recitiamo ogni giorno. Buona lettura a tutti.